Risolviamo insieme i problemi di carteggio per patente nautica senza limiti dalla costa della Capitaneria di Porto di Genova. Problema numero 53. Alle 10 ci troviamo 2 miglia nord-ovest dal faro di Formica Grande e riceviamo una richiesta di soccorso da un'imbarcazione ferma e senza brivio che si trova in posizione latitudine 42 gradi 20 primi,9 nord. Longitudine 10 gradi 56 primi,6 est. Siamo in presenza di una corrente direzione corrente est, intensità corrente 2 nodi, assumendo massima velocità, velocità propria uguale 7 nodi letta sul solcometro, determinare la prora vera, la rotta vera, l'ora e le coordinate per intercettare l'imbarcazione. Partiamo dal posizionamento delle due unità. Il bersaglio si trova a 2 miglia nord-ovest dal faro di Formica Grande, che è questo faro in questa posizione. Prendiamo la direzione nord-ovest lungo un meridiano e riportiamo nord-ovest, la nostra direzione nord-ovest. In realtà noi riportiamo il rilevamento vero sud-est del faro. Questo è il rilevamento vero sud-est, quindi 135 gradi del faro di Formica Grande. La nostra posizione sul rilevamento è 2 miglia nord-ovest, dunque prendiamo 2 primi di latitudine sulla scala e li riportiamo a partire dal faro. E questo è il nostro punto nave rilevato, PNR, delle 10:00. La posizione del bersaglio è latitudine 42 gradi 20 primi punto 9 nord, quindi questi sono i 20 primi e questo è punto 9, e longitudine 10 gradi 56 primi punto 6, siamo più o meno da queste parti, dunque segniamo la latitudine su questo meridiano e costruiamo il parallelo passante per il punto. Su questo parallelo riportiamo la longitudine 10 gradi e 56,6 primi e individuiamo il punto nave di B delle 10:00. Sia noi che il bersaglio siamo sottoposti, qua è già rappresentata, è inutile che, vabbè, posso ricalcarla un po' di più. Sia noi che il bersaglio siamo soggetti a una corrente di direzione est e di intensità 2 nodi. Quindi il bersaglio, come moto effettivo, visto che è fermo, il suo moto effettivo è di derivare insieme alla corrente a una velocità di 2 nodi. E quindi il vettore che rappresenta il moto effettivo del bersaglio in un'ora è questo. Costruiamo, facciamo la nostra costruzione dell'intercetto, dobbiamo unire il punto di partenza del bersaglio con il nostro punto di partenza. Questa è la congiungente. Dobbiamo costruire la parallela a questa congiungente passante per la cuspide che rappresenta il moto effettivo del bersaglio, quindi dobbiamo costruire la retta parallela alla congiungente passante per questa posizione. Facciamola sempre andare oltre. Ecco qua la nostra congiungente. E adesso su questa parallela di appoggio, su questa costruzione, dobbiamo andare a interagire, ma non con la nostra velocità propria. Dobbiamo ricordarci che anche noi siamo soggetti a una corrente
di direzione est e di intensità, due nodi, che deve andarsi a sommare al nostro moto proprio. Dunque, questo è il vettore del moto della corrente. Rappresentiamolo di dimensione oraria, dunque riportiamo i due nodi, le 2 miglia, i due nodi di velocità sul vettore. Corrisponde chiaramente a questa lunghezza, visto che anche queste erano 2, anche queste sono 2 miglia, dunque qui finisce il vettore del moto della corrente a cui siamo soggetti noi. Da questo punto facciamo partire i nostri 7 nodi di velocità propria letti sul solcometro. 0, 5, 6, e questi sono. E queste sono 7 miglia, 7 primi di latitudine. Quindi dal vettore corrente facciamo partire un vettore moto proprio che rappresenta il fatto che la nostra rotta di intercetto è condizionata dal moto della corrente. Quindi sarà moto della corrente più moto proprio e determinerà un moto effettivo, quindi una rotta di intercetto direzionata dal punto di partenza e che va a congiungersi con la cuspide del moto proprio. Moto corrente più moto proprio uguale moto effettivo. Questa è la nostra rotta vera di intercetto. Dove la nostra rotta vera di intercetto va a dove la nostra rotta vera di intercetto va a intersecare il moto effettivo del bersaglio, abbiamo il punto di intercetto. Cosa ci chiede? La prora di intercetto? Beh, la prora di intercetto abbiamo detto moto della corrente più moto proprio, la prora di intercetto è questa. Del resto la prora di intercetto era già chiara in partenza quando, noto il fatto che l'unità bersaglio fosse ferma, per raggiungerla era ovvio che la prora si sarebbe dovuta direzionare direttamente verso il bersaglio. Andiamo a misurare l'angolo di prora vera. E l'angolo di prora vera corrisponde alla direzione 165 gradi. Quindi scriviamolo qua. Prora vera 165 gradi. La nostra rotta vera è questo, il moto effettivo. Quindi andiamo a prendere questa direzione di rotta, questo angolo, e lo riportiamo su un meridiano per leggerne il valore. Centocinquantun gradi di rotta vera. Rotta vera 151 gradi. Tra l'altro, sempre molto meglio, mettiamolo anche qua: rotta vera 151 gradi e la prora vera abbiamo detto 100. Prora vera 165 gradi. Ultima domanda, ora le coordinate del punto di intercetto. Per conoscere l'orario dobbiamo conoscere due cose. Per conoscere il tempo dobbiamo misurare lo spazio che separa la nostra posizione di partenza al punto di arrivo. E questo spazio corrisponde a 17,1 miglia, quindi spazio uguale 17,1 miglia. La velocità a cui ci muoviamo è la nostra velocità effettiva, non la conosciamo, è la sommatoria di moto della corrente più moto proprio. È in pratica la lunghezza del vettore del moto effettivo, è questa lunghezza qua. Andiamo a misurarla sulla scala. E la nostra velocità effettiva scopriamo che è 6,7,7 nodi. Quindi velocità
uguale 7,7 nodi. Il tempo è uguale a spazio fratto velocità, dunque uguale a 17,1 diviso 7,7. 2,22 ore. 2,22 ore vuol dire, equivale a 2 ore e virgola 2, sono 12 minuti, sono 2 decimi di ora, ogni decimo di ora sono 6 minuti, dunque 6 per 2, questi 2 sono 12 minuti. E questi 2, i 2 centesimi, sono in pratica un quinto di un primo. Dunque un quinto di 6 minuti, dunque poco più di un minuto, quindi sono 2 ore e 13 minuti. L'ora quindi in cui riusciamo ad arrivare nel punto di intercetto è le 12:13. Le coordinate viceversa del punto di intercetto quali sono? Punto di intercetto è qua, misuriamo la sua latitudine, 42 gradi e 20 primi virgola 9, 42 gradi e 20 primi virgola 9 nord è la latitudine. La longitudine invece è uguale a 11 gradi, qua già siamo sugli 11 gradi, 11 gradi e 2 primi virgola 2 est, 11 gradi e 2 primi virgola 2 est. Oh, un paio di osservazioni. Prima osservazione, abbiamo ricavato il tempo di intercetto correttamente dividendo lo spazio effettivamente da navigare per la velocità effettiva, la speed over ground, ma lo stesso identico risultato l'avremmo ottenuto se ci saremmo chiesti, a prescindere dalla corrente, sulla superficie dell'acqua quanto tempo ci mettevamo ad andare dal punto A al punto B. Infatti, avevamo una distanza sulla superficie dell'acqua, questa distanza non è misurata rispetto al fondo del mare, la distanza sulla superficie dell'acqua è di 15,5 miglia. Scriviamo qua di fianco. Quindi abbiamo uno spazio di 15,5 miglia sulla superficie dell'acqua, ripeto. Abbiamo una velocità, facciamo una misura in meno in pratica, abbiamo una velocità propria nota di 7 nodi. Se ci chiediamo in quanto tempo 15,5 diviso 7, in quanto tempo sulla superficie dell'acqua avviene l'incontro, otteniamo 2,21. Prima avevamo ottenuto 2,22. Ma basta un attimo, una piccola differenza nel misurare una traccia o l'altra e si ottiene un valore leggermente diverso. In ogni caso, il senso logico è che tra me e il bersaglio c'è un tratto di mare. Questo tratto di mare è in movimento. Io sono in questa posizione, sono la gomma, e il bersaglio sta in questa posizione del temperino. Per prendere il bersaglio io non devo fare altro che andare verso il bersaglio. È chiaro che nel frattempo, se tutta la massa d'acqua si sposta verso est, quando io, andando semplicemente verso il bersaglio, finalmente lo raggiungo, tutti e due ci troviamo nel punto di intercetto. Quindi in pratica lo stesso problema che abbiamo risolto con questa costruzione dell'intercetto può essere risolto semplicemente chiedendosi in quanto tempo sulla superficie dell'acqua si va dal punto A al punto B, appunto 2,22 ore, 2 ore e 12 minuti, 2,2, quello che vogliamo, il livello di approssimazione
non è rilevante, e poi muovendo il punto di arrivo in direzione della corrente per la velocità della corrente, che è 2 nodi, per il tempo, quindi 2 per 2,2. 2 per 2,2 fa 4,4. Dunque noi dobbiamo spostare questa posizione 4,4 miglia verso est in direzione della corrente. Vedrete che otterremo grosso modo lo stesso risultato che abbiamo ricavato col metodo precedente. Ecco, in realtà ricaviamo un punto di intercetto un po' più scostato verso est. Però, ripeto, sono piccole differenze dovute un po' ai difetti di disegno, eccetera, eccetera. E non è neanche detto che il punto di intercetto ricavato con questa costruzione sia più preciso del punto di intercetto ricavato con l'altro metodo.